il principio posto in essere per giustificare la tenuta degli eserciti è quella di avere un corpo di difesa, difesa dall'aggressione altrui, tutela i tuoi confini a tutela degli interessi e dei beni, quelli dei propri cittadini. Ebbene, non so se l'è capitato, ma quando ha fatto alcune azioni di storia, non so se le hanno fatto rilevare, che la nostra ben amata patria, che teneva l'esercito a difesa dei nostri confini, dalla fine dell'Ottocento e in appena 50 anni ha fatto ben 6 guerre aggressive, Eritrea, Etiopia, Spagna, ma insomma 1940, in giro a far guerra a mezzo mondo, dichiarare guerra e aggredire. No, no.